Claudio Sebastianuti, cerchiamo di trovare qualcosa di positivo in questa partita che non era da vincere, ovviamente ci si prova sempre, ma contro questi campioni è difficile, la fisicità gioca un brutto scherzo, hanno una preparazione atletica e una forza che non ci ha consentito di arrivare davanti a essere pericolosi, ma sei riuscito comunque a trovare degli aspetti di crescita nella squadra? Beh, guardando il tabellone è difficile poi andare a trovare qualcosa di positivo, ma c'è stato, io l'ho visto soprattutto nella parte difensiva, li abbiamo limitati molto, siamo arrivati al quarto tempo, prima di mollare del tutto comunque avevamo solo incassato una decina di gol, il problema è stato davanti, lì davanti non riuscivamo a produrre gioco, non riusciamo a produrre gioco perché soffriamo proprio la loro fisicità che ci mette in difficoltà proprio sul servire la palla al centro, sull'andare al tiro, poi beh, il risultato si vede, abbiamo fatto solo una rete e quello è stato un po' per demerito nostro perché comunque muovevamo poco, eravamo molto statici lì davanti e un po' perché abbiamo subito proprio questa fisicità loro, agevolata anche insomma da un arbitraggio diverso a quello che siamo aspettati, che abbiamo durante le altre partite. E poi insomma l'altro aspetto è quello della crescita dei ragazzi, no? Continui a dare molti minuti a chi magari in altre partite ne ha di meno, è importante perché poi ti ritrovi questi ragazzi pronti in prospettiva quando conterà veramente? Come no, io uso queste partite proprio per dare minuti sulle braccia dei ragazzi che durante le altre partite ne hanno meno. Sono ragazzi importanti per noi, siamo lunghi, è una squadra che arriva a 14 giocatori e sono sicuro che tutte e 14 poi alla fine ci daranno una grande mano, proprio dal giro di boa. Io sono convinto che ancora tra un'altra 6-7 partite loro crescono molto, li vedo durante gli allenamenti, hanno una crescita esponenziale, abbiamo iniziato da poco, io penso che mi aiuteranno tanto proprio nel girone di ritorno. Sabato la Florenzia è lì forse il primo gradino, no? Cioè il primo incontro in trasferta che Lazio può vincere sulla carta ed è l'appuntamento che ci può dire forse anche in prospettiva se la squadra è pronta per un salto ancora più grande? Beh, sicuramente è una prova importante, ci stiamo lavorando da parecchio, abbiamo avuto una pausa, abbiamo lavorato proprio per la Florenzia, tante cose che abbiamo fatto oggi in difesa sono lungimiranti appunto per il match di sabato. E lì è difficile perché va a giocare in una piscina ostica, loro hanno un bel gioco duro, li conosciamo bene anche il loro tecnico, quindi per noi sarà proprio un banco di prova, soprattutto per vedere se c'è stata questa maturazione insomma, che ho chiesto proprio perché qui in casa loro hanno carattere, si aiutano e trovano i tempi. E quello che ci è mancato un po' fuori casa, poi un po' le trasferte poco agevoli, però è stata la grinta proprio che di solito ci contraddistingue nelle partite casalinghe. Ecco, secondo me poi al di là del risultato vorrei vedere lì una Lazio presente. Nicolò Gito per la Prorecco a commentare una partita poi nel punteggio semplice, la fisicità per voi è fondamentale, un elemento che ha messo in difficoltà evidente la Lazio? Sì, diciamo che il risultato parla da sé, però più che della partita volevo parlare soprattutto della Lazio perché la seguo, sono cresciuto in questa società gloriosa, è stata nel passato e soprattutto vedo tanta romanità in questa squadra, quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la stagione che per loro sarà dura, sarà impegnativa come per tutti noi e speriamo in una grande salvezza come ha fatto l'anno scorso. Senti, ti fa piacere anche vedere, ne approfittiamo per parlare anche di questo, la cornice di pubblico, no? Qui al foro c'è questa piacevole abitudine, si inizia sempre a riempire di gente. No, infatti è vero, anche pur essendo un mercoledì alle 15 la tribuna era piena, che sostenevano i giocatori e tutto quanto, quindi è sempre un piacere tornare qui a giocare. E poi c'hai ancora qualche amico, no? Ah beh, certo, qui torno a casa praticamente, questa è la vasca in cui sono cresciuto, che mi ha portato nel panorama pallanuotistico che conta. Scelta di tornare anche però in un'altra casa, quella della Prorecco, mi sembra che stia andando bene, anche oggi hai fatto vedere tante belle azioni, tante belle cose, e l'obiettivo è sempre quello, arrivare più in alto di tutti. Esatto, l'obiettivo della Prorecco è uno, quello di vincere in campionato, Coppa Italia e in Coppa Campioni. Federico Mariani, partiamo da quella bellissima parata, partita decisa, però insomma tu che stai cercando spazio hai fatto quell'intervento, noi abbiamo strillato, forse abbiamo... Sei lato per una anche tu. Anch'io ho urlato, è stata vabbè, una bella emozione, poi insomma ho fatto solo quello che mi si chiedeva. L'emozione c'è stata, ma c'è anche il rammarico per aver perso, certo contro dei campioni, ma con un margine così ampio. Poteva essere minore, però. Difficile far di più, una squadra troppo fisica, forse per la Lazio che sta crescendo, tanti ragazzi che fanno bene, ma oggi insomma partita mai così complicata. Beh sì, più che complicata forse
forse facile per noi, perché comunque non sono questi i punti che cerchiamo. Certo, poi siamo entrati in acqua con la cattiveria che si deve, che ci contraddistingue, e poi non siamo riusciti a ridurre il passivo, però l'importante è starci e provarci sempre. E adesso dove deve stare la Lazio, da adesso in poi? Io mi auguro in alto, poi insomma si deciderà partita per partita.